La Grecia arcaica era un tessuto di decine e decine di città, grandi, piccole e piccolissime. Di alcune conosciamo poco più che il nome, su altre abbiamo qualche notizia in più, mentre per due di esse, Atene e Sparta, le informazioni in nostro possesso sono di gran lunga più dettagliate e permettono di seguirne da vicino le vicende nel corso del tempo. Questa situazione dipende da alcuni fattori. In primo luogo, Atene e Sparta furono per secoli le città militarmente più forti dell'intero mondo greco, al punto di esercitare la propria egemonia su molti altri centri, dentro e fuori la Grecia continentale. In secondo luogo, nel giudizio dei contemporanei e ancor più nell'immaginario dei posteri, esse finirono per incarnare due modi diversi o addirittura opposti di concepire le forme della vita associata e il rapporto tra il singolo e la collettività. È pertanto sulla storia di queste due poleis che si concentra in genere l'attenzione dei manuali scolastici. In particolare, per quel che riguarda la città di Atene, essa, a partire dall'VIII secolo fino al V secolo a.C., è stata un vivace laboratorio politico che ha portato alla definizione di un sistema di governo della polis che possiamo considerare democratico. Siamo in grado di ricostruire le tappe del percorso che portò alla definizione di tale sistema di governo grazie all'abbondanza delle fonti e a importanti testimonianze archeologiche che riguardano i diversi momenti della storia politica e artistico-culturale della città.